Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla vita spirituale che viene semplificata alla scuola di Maria. Scrive Don Guido Beretta: Dio è l'essere semplice per eccellenza, semplice l'anima come ogni spirito. Più ci si spiritualizza e ci si avvicina a Dio, e più si diventa semplici. A dispetto della materia, nemica della semplicità, l'anima liberata dagli attacchi alla terra e dai timori inutili vive respirando quasi una atmosfera insospettata di semplicità. Anche l'orazione si semplifica fino a diventare pura contemplazione, orazione di quiete. La vita spirituale alla scuola di Maria ha soprattutto questo carattere di semplicità. Da parte nostra si riduce a un puro atto continuato di adesione a lei e in lei a Gesù. Questa adesione presuppone le basi di ogni vita spirituale, e cioè meditazione, lettura spirituale, esami di coscienza e preghiere diverse. La meditazione, soprattutto, dovrebbe essere continua. In essa si alimenta la fede e la confidenza che ci portano ad aderire a Gesù in Maria con un'azione prevalentemente negativa che consiste nel lasciarla fare, non staccarsi da lei, non porle impedimenti. Quanti grovigli invece in certe anime. La semplicità poi genera la costanza, infatti ciò che è semplice non si corrompe. Certe anime ingarbugliate, inquiete, timorose finiscono per stancarsi o per scoraggiarsi. Esse non sanno o non vogliono sapere che lo scoraggiamento è frutto di superbia, è mancanza di confidenza. E la diffidenza dissecca le sorgenti della grazia. Si legge nelle rivelazioni fatte a Suor Benigna che un peccato di diffidenza offende Gesù più di cento di altro genere, e si comprende, la diffidenza colpisce nel cuore. Ma in pratica si contrista chi guarda a sé. Ora lo schiavo di Maria ha totalmente rinunciato a sé per riversarsi totalmente in lei e non vedere che lei, lei sola, non se stesso, e lei lo avvolge della sua luce così fortemente da non lasciargli vedere più nulla intorno. Alla scuola di Maria tutto è luce. Un direttore spirituale è sempre necessario per averne l'obbedienza col suo merito e il conforto di una parola amica e sicura. Ma lo schiavo di Maria, per poco che stia unito alla sua padrona, saprà rapidamente individuare i tranelli di Satana e, con uno sguardo a lei, uscirne vittorioso. Nulla lo fermerà. Non il ricordo dei peccati passati, dopo una sincera confessione li ha rimessi a Maria e non ci pensa più se non per essere più umile e farne penitenza. Non le sue infedeltà più o meno quotidiane sono fari farina del nostro sacco e la padrona lo sa. Noi rileviamole con umiltà e pentimento. E per eliminarle aumentiamo la nostra unione con lei. E nemmeno la disgrazia somma della caduta grave. Quanti tentativi d'ascesi stroncati per sempre dallo scoraggiamento portato dal peccato e magnificamente sfruttato dal demonio al cui gioco serve di più l'abbattimento che la colpa stessa. Sì, Possiamo dire con San Paolo, né la morte, né la vita, né creatura alcuna può sottrarci all'amore di Dio per noi che è in Cristo Gesù. E aggiungiamo nella sua benedetta madre. La meditazione odierna si conclude con questa bella preghiera riportata dal nostro autore. O dolce scala che conduce al paradiso. Io voglio salire, mi sono già fermato tante volte, ho già guardato indietro tante volte, ho già abbandonato forse l'impresa tante volte, ora basta, in alto, sempre più in alto, voglio vivere nell'attenzione continua dell'ascesa, conquistare nuove vette, nuovi orizzonti, nuove grazie, nuove anime, fino alla morte. Con te, per te e in te, o oh Maria. L'esempio finale è tratto ancora una volta dalla vita del padre Giovanni Fort. Un anno, la vigilia dell'assunta, mentre si preparava a celebrare questa festa, fu assalito di nuovo dalla tentazione con tale veemenza che ne rimase turbato e più non osava accostarsi alla comunione. Mentre tormentato dagli scrupoli assisteva alla messa, gli apparve la Madonna dissipando con la sola sua presenza tutti i suoi turbamenti. Accostatosi poi a lui con bontà gli manifestò le meraviglie operate nel giorno della sua assunzione e la trionfale accoglienza che le fecero gli angeli in cielo. A partire da quel giorno le visite di Maria si fecero quasi continue. Con una semplicità ammirevole si fece l'assidua compagna della sua solitudine, presiedendo non solo ai suoi esercizi di pietà, ma anche alle occupazioni più comuni della giornata. E così, cari fratelli e sorelle, terminiamo ora con la preghiera con la quale vogliamo domandare alla Vergine Santa una grande semplicità di spirito per camminare speditamente sulla via della santità. Ricordati, opissima Vergine Maria, che non sei mai udito al mondo che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o oh madre, vergine delle vergini, a te vengo, dinanzi a te mi prostro, oh peccatore pentito, non volere, o oh madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, benevola, ed esaudiscimi. Amen. E per intercessione della beata vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.